Cari lettori di Extreme Hardware, questo è il video di presentazione del Fan Controller Phobia Max Guide 6 Dual Bay Fan or Pump Controller VDF. Sì, a parte questo nome che è veramente caratteristico di molte delle soluzioni Phobia, questo Fan Controller presenta 6 potenziometri per il controllo delle ventole, ma anche delle caratteristiche interessanti, tra cui innanzitutto una capacità fino a 36 watt per canale. Questo è quello, è il dato di targa. Oltre a questo, però, presenta quindi un LCD frontale con 6 potenziometri, un frontalino in alluminio spazzolato, davvero molto carino. Quindi controllo di RPM e temperatura, 6 canali con annessi sensori di temperatura presenti nella parte posteriore, osserveremo successivamente, fino a 36 watt certificati per canale, tra parentesi, sto semplicemente leggendo quella che è la lista delle caratteristiche tecniche presenti sul sito, sulla recensione scritta che troverete in fondo, piccola parentesi e la chiudo. Quindi un'illuminazione dell'LCD verde con caratteri decisamente luminosi, perché infatti si vedono benissimo al buio, a differenza di altri modelli della concorrenza che possono vedersi e non vedersi. Un'estetica molto curata, telaio interamente in acciaio e vabbè, questa invece è la normativa ROHS, quello è un altro dettaglio tecnico per quanto riguarda l'imballaggio e la procedura di lavorazione della casa madre. E le dimensioni le trovate appunto nella tabella dei parametri tecnici. Per quanto riguarda, diciamo, cosa possiamo far presente nel video, sì, innanzitutto il fatto che, come vedete, qui c'è, adesso lo osserviamo in maggior dettaglio. Benissimo. Ingresso per schede di memoria con standard CF, SD, MMC, MS, M2, TF e USB 3. Quindi in sostanza abbiamo un fan controller che è esteticamente davvero molto curato, che però presenta uno spessore doppio rispetto a quelli che sono gli attuali standard per quanto riguarda questa tipologia di soluzioni. Posteriormente osserviamo la presenza quindi di 6 canali per le ventole e 6 sensori di temperatura, il cui inserimento è leggermente difficoltoso perché si trovano, ecco lì dove, sotto ai 6 condensatori. Dei singoli canali, quindi l'inserimento è leggermente difficoltoso, però ecco, un'altra particolarità è l'inserimento del connettore di alimentazione che si trova direttamente sul PCB dell'unità. Cosa vediamo qui? Innanzitutto il fatto che abbiamo collegato direttamente in serie 1, 2, 3 connettore Y, per quanto riguarda una ventola 140 mm Prolimatec Aluminum e una TB Vegas da 120 mm con 7,2 W, se non erro, di consumo, sempre in serie. Quindi troviamo tutto in serie collegato a quello che riporta Fan 6, anche se in realtà l'etichetta è sbagliata perché sarebbe il Fan 4, quarto connettore. Alimentatore passivo, Seasonic 460 W. E alimentazione diretta dell'alimentatore. Quindi adesso cosa faremo? Vedremo come se la cava con circa 35 watt di carico su singolo canale. Ovviamente è già acceso Fan 4. Ecco qui, 35 watt complessivamente per singolo canale. Specifiche rispettate da parte di Fobia. Quindi in sostanza è un modello fantastico. Il prezzo di acquisto si attesta a circa 61 euro.
Ovviamente non consigliamo un utilizzo così smodato del fan controller, perché insomma 36 watt per canale è veramente un'enormità. Si consiglia di non andare oltre 25 watt circa con questi modelli, anche perché per quanto riguarda la circuiteria di alimentazione posteriore non siamo su modelli Lamptron che presentano MOSFET che hanno caratteristiche ben diverse dal semplice design di questo modello. Quindi in sostanza niente, il test è passato. Qui vediamo la Prolimatec alluminominazione e tre ventole tra le più estreme in commercio, perché sono delle Shite Ultra Case da 3000 rpm. Bene, questo video termina qui, vi ringraziamo per la visione e vi invitiamo a commentare. Buona giornata.